Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero. Nuovo appuntamento con Italia chiama Italia. Questi temi dell'edizione di oggi, martedì 15 febbraio. Crisi Russia-Ucraina, messaggio ai connazionali dall'ambasciata italiana a Kiev. Pratiche per la cittadinanza, avviso dal Consolato d'Italia a Mendoza. Australia, avviso di assunzione all'Italian Trade Agency di Sydney. Imbagina, storie di Seggiolaia Gordini, venerdì a Sospirolo la presentazione del libro. Messaggio ai connazionali in Ucraina dall'ambasciata d'Italia a Kiev. In considerazione dell'attuale situazione, in stretto coordinamento con i partner dell'Unione Europea e l'unità di crisi della Farnesina, la sede diplomatica invita in via precauzionale i cittadini italiani a lasciare temporaneamente il paese con i mezzi commerciali disponibili. Altra raccomandazione è quella di posticipare tutti i viaggi non essenziali in Ucraina. Se presenti a qualsiasi titolo nel paese, inoltre la rappresentanza invita a registrarsi sul sito www.dovesiamonelmondo.it e a scaricare l'applicazione Unità di Crisi. L'ambasciata resta in ogni caso pienamente operativa. Inoltre, per rafforzare il proprio supporto ai connazionali, fa sapere che sono state disposte delle aperture straordinarie anche nel fine settimana per l'erogazione dei servizi consolari. In caso di necessità è sempre attivo il numero di emergenza, raggiungibile 24 ore su 24 al più 380 50 310 2111. Il numero si aggiunge agli indirizzi di posta elettronica dei vari uffici. Per maggiori informazioni si rimanda al sito ambkiev.esteri.it. Precisazioni sulle pratiche di cittadinanza dal Consolato italiano a Mendoza. Dato il notevole incremento delle istanze che vengono presentate in modo incompleto e considerando il ritardo che la sospensione di tali pratiche comporta, comunica la sede, questo ufficio ritiene opportuno evidenziare quanto segue. Le varianti della Camera Nazionale Elettorale devono comprendere tutte le modifiche che presentano cognome, nome o data di nascita dell'avo. In tutti gli atti di stato civile presentati, devono essere presentati tutti gli atti di stato civile di tutte le generazioni, nascita, matrimonio e morte, compresi gli atti di matrimonio con coniuge che non faccia parte della propria discendenza. Devono presentarsi atti e non certificati. Altra puntualizzazione per le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana che si aggregano a fascicoli già presenti in consolato. È prevista nuovamente la ricostruzione della pratica a partire dall'avo italiano, motivo per il quale potrebbe essere richiesto l'aggiornamento della documentazione esistente oppure l'integrazione di atti mancanti. L'avviso si conclude ricordando che la presenza di un fascicolo esistente non garantisce l'esito della pratica. Per maggiori dettagli si rimanda al sito consmendoza.esteri.it. È indetta una procedura di selezione per l'assunzione di un impiegato da adibire ai servizi di analista nel settore beni di consumo presso l'Italian Trade Agency a Sydney. Lo segnala l'ambasciata d'Italia a Canberra, in Australia, precisando che le domande di ammissione alle prove dovranno essere presentate entro le ore 17 di lunedì 28 febbraio. Anche in questo caso, per maggiori informazioni e per consultare l'avviso completo, si rimanda al sito ambcanberra.esteri.it. Ultima notizia, verrà presentato venerdì 18 febbraio a Sospirolo il nuovo libro di Enrico Staldiviere, Imbagina, storie di Seggiolai a Gordini. Appuntamento al centro civico in località capoluogo 135, dalle 20:45. Il libro è una raccolta di aneddoti, racconti curiosi scaturiti da anni di vita da seggiolaio, un affresco sul mondo dei careghete per calarsi nelle vicende di quegli artigiani artisti che in bicicletta o con l'ape giravano di paese in paese a costruire e impagliare sedie. All'evento, organizzato dall'ABM assieme alla Biblioteca Civica di Sospirolo e alla famiglia ex emigranti Monte Pizzocco, parteciperà l'autore in dialogo con Alba Barattin. Le letture di alcuni estratti saranno a cura di Gianni Troian. Come detto, questa era l'ultima notizia e si conclude qui l'edizione di oggi di Italia chiama Italia. Grazie a tutti voi per essere stati all'ascolto. Da Radio BM l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero.